Per me la musica è vita. E quando ho deciso di insegnare, ho pensato che era troppo importante allargare l'orizzonte oltre il mio strumento. Bisognava far amare la musica a quante più persone possibile se volevamo davvero un futuro migliore. È nata così l'idea di fare una scuola di musica che inizialmente si chiamava Studio Musicale Mozart, ho qui ancora la targa, e sono passati più di 20 anni. Facevamo le lezioni in queste stanze incredibili. Siamo nati come associazione culturale e facevamo tutto alla meglio. Tanti soci dell'associazione ci hanno aiutato a crescere. Gli allievi che parlavano bene di quello che facevamo. 7 anni fa avevamo 35 allievi e siamo arrivati in 4 anni a 150. Era impossibile stare qui e serviva una nuova collocazione. Come sempre nella vita, gli incontri con persone speciali sono quelli che imprimono accelerazioni, a volte inaspettate. Condividevamo gli ideali e la visione e soprattutto il ruolo della musica come fattore di crescita sociale. Il dovere di dare dignità al lavoro degli insegnanti, di mantenere il principio della legalità. Il modello era quello del capannone industriale, seguendo quello che aveva fatto il violoncellista Mario Brunello al capannone di Castelfranco Veneto. Questi sono i nostri valori: qualità, onestà, leggerezza, accoglienza. C'è tanto lavoro di volontari e tanta professionalità. Uno di noi papà ci aiuta nella grafica, un allievo ex imprenditore che si occupa del budget e della gestione, c'è chi ha disegnato gli spazi, chi ha pitturato, chi ha montato i pannelli, chi ci ha regalato le sedie, chi ci ha cucito le tende e scelto i tessuti. La DOC ha preso in carico la gestione amministrativa e l'inquadramento degli insegnanti e l'associazione si occupa della guida didattica e dei contenuti e continua la sua attività di promozione sociale nel territorio. Il fatto di non avere contributi pubblici o comunali ci ha penalizzato, ma ci ha reso più forti. Ci ha obbligato all'attenzione ai conti, ad una gestione efficiente con aggiornamenti in tempo reale ed è uno dei nostri punti di forza. Abbiamo creato un modello di gestione che ora DOC esporta nelle altre scuole della rete DOC Academy. Alla scuola di musica oggi lavorano 32 insegnanti che fanno lezione a poco meno di 400 allievi che, molti dei quali, seguono corsi multipli. È stato molto importante trovare spazi accoglienti e ben attrezzati, dare al nostro lavoro di insegnante l'importanza e la dignità che merita, anche con dettagli apparentemente piccoli, come le targhette sulle porte. Se pensiamo a certe scuole, negli scantinati o negli spogliatoi delle palestre, impiegate a tempo pieno, non tanto perché il lavoro amministrativo sia complesso, quanto per assicurare che i bisogni delle famiglie siano ascoltati. E che le scelte organizzative siano fatte a misura di tutti i partecipanti. Abbiamo 29 corsi di base, senza ostacoli di genere, classica, rock, pop, jazz. Se fatti bene e con qualità, questa è la casa. Si fa musica dal mattino alla sera tardi, per quelli che possono venire solo dopo cena. Gli allievi partono dai 4 anni. Ne abbiamo 3 che hanno passato i 70 anni. Ci sono 15 gruppi di musica d'insieme, dalle rock band giovanili alle rock band dei papà, dal grande coro pop femminile al progetto Officina Sonora, dedicato al talento artistico giovanile. Ci sono poi 3 laboratori mirati, 2 di propedeutica musicale per i più piccoli e 1 di musica elettronica. Abbiamo una convenzione con il conservatorio per la preparazione preaccademica
e una scuola di alta specializzazione per diplomati di viola, di percussioni, un corso di composizione e uno di musica contemporanea, con grandi musicisti come Luca Ranieri, Carmelo Gullotto, Mauro Montalbetti e il maestro Carlo Boccadoro. Stiamo lavorando a tre grandi progetti: l'Orchestra Internazionale dei 100 Ragazzi, la nostra orchestra giovanile di 25 elementi si unisce ad altri 4 paesi per fare un grande ensemble di giovani musicisti. Ah, siamo stati in Serbia, è stato un successo, e poi in Slovenia, e poi... Il secondo grande progetto si chiama Sì Suono, sul modello di quanto fatto a Montepulciano. Dare un violino o un violoncello a tutti i bambini di una scuola elementare, per fare in modo che alla domanda «Ma tu suoni uno strumento?» tutti possano rispondere «Sì, suono». Il progetto parte ora in 4 scuole elementari del territorio. Siamo certi che questo aprirà un nuovo orizzonte alla musica da queste parti. Il terzo progetto a cui stiamo lavorando già da 2 anni è il Master Internazionale di Musica Classica. L'abbiamo chiamato Garda Lake International Music Master. Vengono giovani talenti da tutto il mondo e docenti di fama internazionale. È un'occasione per gli allievi della scuola perché possono assistere a lezioni davvero speciali, ma soprattutto è una grande occasione di offrire al territorio concerti di altissimo livello. Vogliamo anche dimostrare che la musica di qualità, in un posto così straordinario come il Lago di Garda, dove sono nati il violino e il violoncello, è anche un'occasione di sviluppo, oltre che di lavoro. C'è tanto, tanto lavoro. Non mancano delusioni e difficoltà, ma ne vale la pena. La musica davvero cambia il mondo in meglio. Abbiamo storie stupende di ragazzi e di adulti che grazie alla musica hanno dato una svolta positiva alla loro vita. Oggi siamo tra i promotori di Doc Educational, una nuova cooperativa sociale dedicata all'apprendimento e a tutto ciò che ci sta intorno. Il sogno di una scuola di musica di qualità per noi si è avverato e adesso vogliamo lavorare affinché altri possano avere la stessa gioia, quella di fare musica.